Libero. Libero. Dice, ah! Ma che sei, scemo? Tappami, Levante, tappami. Vieni fuori di lì, ma che c'è sempre voglia di scherzare, forza! No, voglio morire. Se stanotte non ne trombo neanche una su cinque, voglio morire. E siccome so già che non ne tromberò neanche una, tappami, Levante. Tappami se tu mi vuoi bene. È morto. Non mi sono fatto niente. Tranquilli, non mi sono fatto niente. Fermi, l'ho preso, fermi. Fermo, babbo, che capo tu fa massa. Oh, Libero, ma che è possibile che tutte le sere per guardare la televisione bisogna fare le belle statuine? E si fare il presepe vivente? Oh, se chiami il tecnico ci vuoi 300.000 lire, eh? Sì, però senza. Comunque c'ha ragione lui, eh. Qui è il triangolo delle Bermuda, anche il telefonino ogni tanto va via il segnale e tu, morto, non torna più, davvero. Qualche volta si sparisce anche noi, non ci ritroviamo più. Magari. Allora restiamo isolati dal mondo. Maremma parabolica. A me mi basta l'unità, guarda. Vado io, vado io! L'amore, eh? L'amore è come la luna, se non cresce, cala. Bella, complimenti. Ce n'hai un'altra? Volentieri. Quando a una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo per vedere se l'è vero. Pero esto no es un agriturismo. No, errores. Esto non es agriturismo, esto es, come dire, gasolar... De noatri! Guarda, Fava, che non basta mettere l'S per parlare spagnolo, eh? Ma intanto capisce lo stesso. Entiende ugualmente quello che dico, anche se non hablo proprio perfettamente l'espagnolo? Un pochito, eh? E che buffate voi qui? Come? Gino! Gino! A proposito, Gino Guarini, babbo d'Osvaldo, cioè mio nonno, morì proprio il giorno che nacque il mio Gino. Povero nonno, aveva sempre voluto vivere da solo. E da solo una mattina si spensa all'improvviso. Mi ricorderò sempre quello che mi disse il giorno prima di partire. Io gli dissi semplicemente... Gino! Domani vai in Spagna! E lui, altrettanto semplicemente, mi rispose... Olè!